E ora tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video sui vostri record. Allora, oggi l'ultimo giorno del 2018, mettiamo le porte del 2019, ormai dietro l'angolo. Posso dire che tirare le somme è stato un alto e basso. Nel 2018 me la sono passata, mi sono divertito e spero che di avere qualcosa imparato, aver imparato qualcosa nella vita e tutto l'arco dell'anno del 2018 e che il 2019 sia un anno migliore per tutti noi, ovviamente, nella speranza di trovare la felicità, la mia ovviamente, parlo di me, di Lele Colli. L'unica speranza è trovare la felicità, che ho perso ma che strada, trovare l'amore di una ragazza, essere felice, andare avanti sempre per la mia strada, essere sempre più forte, non arrendersi mai e guardare sempre dritto al futuro. Quello che ho fatto alle spalle è passato, bisogna vedere sempre il futuro, costruire qualcosa nel futuro, nel 2019, costruire la nostra casa e niente, anche la strada non va mai interrotta, bisogna sempre andare avanti, né alti né bassi, bisogna trovare sempre la strada libera, la luce, e se troviamo anche gli ostacoli bisogna sempre superarli, mai fermarsi, bisogna sempre andare gli ostacoli e affrontare sempre a testa alta le avversità, le nostre difficoltà, le nostre paure, bisogna sempre affrontare tutto. Non so voi, non so come avete passato l'anno voi, tutto il 2018, bene o male, non lo so. So quello che l'ho passato io, più male che bene. Però io spero che nel 2019 sia migliore del 2018, che capiteranno solo cose belle, cose piacevoli, cose bellissime, le favole, come una favola, che si avvera, tutti i miei sogni che si avverano. Io spero questa cosa. Io come voi, ovviamente. Spero che il 2019 sarà migliore. Spero in un futuro migliore, perché almeno posso augurare alle persone una vita più felice di quella che hanno passato per tutti il 2018. Si sa che ci saranno sempre delle difficoltà, troveremo sempre delle difficoltà ovviamente, però bisogna sempre andare avanti, testa alta e mai arrendersi, perché solo così si può diventare più forti nella vita. Ovviamente si ostacolerà sempre, però noi saremo più forti nella vita, più forti del destino, più forti contro tutto e tutti, mai arrendersi. Io spero che nel 2019 troverò la mia anima gemella e sarò felice, sarò felice. Potrei costruire anche qualcosa, anche da solo, singolo o con la futura ragazza, ma sempre costruire qualcosa, mai lasciare il lavoro a metà, bisogna sempre costruire e andare avanti. È come un palazzo, bisogna costruire il palazzo, bisogna completarlo, e così è la nostra vita, bisogna completare la nostra vita e ricominciare una nuova nel 2019 con costruire la nostra nuova vita nell'arco dell'anno di tutto 2019. In conclusione raga, io spero che questo 2018 l'avete passato bene, anche male, non importa, è la vita, che la passate bene o male è la vita, è questa, che nel futuro 2019 sia l'anno migliore di questo, che sia che tutti i vostri sogni che volete realizzare si realizzino.
mai compreso, le ricordi comprese. Vabbè, va, il video è finito qua, auguro buon anno a tutti, che passate il Capodanno perfetto, divertirsi sempre ovviamente nei limiti, mai superare quei limiti, che sia un migliore o peggiore, non importa, però il 2019 deve essere per voi un anno perfetto, un anno di rinascita, e sarà anche compreso me. Io nel 2019 sarà l'anno della rinascita per me e per voi. Vabbè, va, il video è finito qua. Comunque ditemi la vostra opinione e conclusione nei commenti qua sotto, come sempre tutti i link in descrizione e in info box, Facebook, Twitter, Instagram, Musical.ly. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Una cosa è vero, spero che nel 2019 ci saranno persone migliori che troverò per strada, persone più educate, persone più intelligenti, persone che hanno un cuore dentro, qua, il petto, il nostro corpo, e che il mio canale può crescere a 10 misure. Ovviamente quello è uno dei miei desideri, i miei sogni, che il mio canale YouTube cresca, arrivi ai limiti massimi. Crescere è sempre una cosa buona, con la testa ovviamente, se non c'è la testa non si cresce, bisogna crescere con la testa, ragionare con la testa e pensare con la testa, soprattutto la vostra testa e mai quella degli altri. Pensate, ragionate e crescete con la vostra testa e non con la testa degli altri, perché la testa ce l'avete, il cervello ce l'avete. Quindi bisogna pensare sempre con la nostra testa e mai con quella degli altri. Mi raccomando, solo così si cresce. Bene, in salute e perfetti. Ma solo con la vostra testa, intelligenza e onestà, lealtà e basta. Vi saluto raga e ci vediamo nel 2019. Questo è l'ultimo video del 2018 e quindi ci vediamo il prossimo anno, cioè 2019. Pagare sul vostro record. Ciao. E la prossima.